E rieccoci ragazzi, settimo episodio di Horizon Zero Dawn. Siamo qui con il capoguerra Sona e Varg e dobbiamo riferire quello che abbiamo appena scoperto. Bando alle ciance e proseguiamo insieme. Ho scoperto qualcosa. Gli altri assassini sono accampati nel cerchio di metallo. Sai cosa significa? Maledetti. Il cerchio di metallo è nelle rovine di Pena del Demone. Quella terra è tabù. Tornerò dalle matriarche. Le implorerò per un'eccezione. Non c'è tempo per farlo. Il sangue versato chiama altro sangue. Se la terra è maledetta, la nostra vendetta la consacrerà. È blasfemia! Vi prego, capoguerra, infrangete il tabù. Pena del Demone è un posto maledetto. Ma forse la benedizione dei cercatori di Aloy ci proteggerà. Manderò gli esploratori. Noi ci riuniremo sulla rupe degli Echi Rossi e sferreremo un attacco da lì. Sembra un buon piano. Ci vediamo là. Perfetto ragazzi, dunque possiamo parlare con Vario, ma noi non ce ne frega niente di parlare con Vario e andiamo alla Rupe del Demone, quindi la vendetta dei Nora. Ecco qua, abbiamo una nuova missione, vediamo, raggiungi gli Echi Rossi, stiamo saltando come una capra, no, come una capra, scusa, come una scimmia, non lo so, fatemi voi un esempio di come stavamo saltando per uscire rapidamente da quella gola maledetta. Ecco, prendiamo le bacche medicinali che fanno tanto bene. Allora, Piano, piano. senta ammazzare, allora, mi raccomando. Abbiamo perso il nostro corsiero, cioè mai ragazzi, dobbiamo procurarcene un altro. Se no siamo a piedi, veramente a piedi. Vabbè, sentite, ce la facciamo a piedi, dai. Dunque, allora, come vi sta sembrando questo Horizon Zero Dawn? Allora, io l'ho già finito una volta, quindi a me piace tantissimo, è comunque un open world pazzesco, ragazzi. Abbiamo camminato sopra un tacchino. Ecco, io vado sempre a caccia, non abbiatene a male, ma vado sempre a caccia perché, come sapete, devo ampliare il mio inventario. Quindi, giustamente dell'open world guardiamo e vediamo. È scesa anche la notte, wow. Dell'open world guardiamo e vediamo sempre molto poco, vi ricordo, però perché facciamo la quest principale giustamente, però è un open world veramente pazzesco. Oggi vi sto facendo solo la quest principale perché sto registrando, ma poi dopo andrò a potenziare un po' nella partita, in questa run, le abilità, appunto facendo altre attività secondarie. Dunque, c'è ancora un bel po' di strada da fare, eh? Mannaggia a me, mannaggia. Allora, zona di corsieri. Dimmi che possiamo avvicinarci a un corsiero. Cervavito. C'è il porco, ragazzi. Il cinghiale, il porco. Non fate battute. Io vi conosco. So che quando c'è il porco voi fate le battute. Visto se è un true silver che ammazza così alla. C'è un altro porco. Stavolta però non è mica andata così bene, eh. No, 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 il porco scappa, il porco scappa. Adesso scappa a me un porco, scusate il gioco di parole, ecco. Tanto lo so che la battuta l'avete già fatta voi, Questa quindi durerà. è inutile che la faccia anch'io, quindi. Dunque, allora, guardate quanti porci ci sono qua. C'è la fiera del porco, veramente. Ma cosa è successo? Perché mi cercano tutti? Io volevo ammazzare solamente un porco. Ecco, e l'ho ammazzato.
Vabbè, ragazzi, sentite, evitiamo di andare a caccia dei porci, perché qua se no ci impegniamo in una situazione che non finisce più. Poi volevo solamente prendermi un nuovo corsiero, però a quanto pare non è andata come volevamo, quindi... Poi mi spiegheranno perché ho sacca medica vuota, cioè ce l'avevo piena. Cioè se c'era da prendere un ponte, no? Io sicuramente lo mancavo. Ah, ecco, uccisione furtiva. Qui era sveglia, sta vedetta. Molto sveglia. Dunque, continuiamo a muoverci. È pure notte, quindi manco possiamo ammirare così tanto il nostro panorama di Horizon. Mannaggia me, porco me, visto che si parlava di porci prima. Come dice sempre il mitico dottor Vendetta, che saluto. Dunque... Ma sto... altre macchine. Poi un secodonte, ragazzi. Primo colpo. Peccato che erano in due, vabbè, me aspettavo che fossero in due. Poi il secondonte, ragazzi, non si può cavalcare, erano in tre, no, poi è colta da me questa qui. Ecco, il livello 10 raggiunto. Abbiamo fatto anche il trofeo di aver raggiunto il decimo livello. Ok, basta perdere tempo, sì o no? C'è la quest principale che ci attende. Dunque, dicevamo... peccato di notte che non possiamo ammirare il nostro open world, però... Che se dire? Non stessero cercando me, sarebbe affascinante. Ah, vabbè, che ci possiamo fare, Roy? Allora, un salvataggio, wow! Eccoci qua. Pena del demone. È molto inquietante. Non ti sei mai chiesto come potesse essere ai tempi dei predecessori? Non sei come gli altri, Nora. Me lo dicono sempre. Sade suona. Capoguerra. Gli esploratori hanno trovato i nemici nelle rovine, a difesa dell'accesso al cerchio. Allora dovremo distruggere questi campi. Così non danno l'allarme. Va bene. Pensiamo ai campi. E i nostri nemici nel cerchio di metallo non ci vedranno. Mi occupo degli allarmi. Invieremo audaci a ogni campo, pronti in agguato. Tu comincia. E loro finiranno. Allora, audaci. Ragazzi. Ci siamo! È ora di combattere! È ora di uccidere! E forse anche di morire! Ci riuniremo là, alla base della torre più alta! Poi, al cerchio di metallo, per la vendetta! Oggi, rompiamo un tabù per onorare i morti e per punire i nostri nemici! Il sangue che viene versato chiama altro sangue! Ehi.
Possa la madre perdonare il nostro peccato, altrimenti che possa essere io l'unica colpevole. Ora, alla battaglia! Abbiamo voluto sentire il discorso di Sona, appunto, e ora andiamo alla battaglia. Si scende. Appunto. Si sente ammazzare, eh? Dunque, ragazzi, allora... approfittando del favore della notte, cercheremo di un pullaster. Cercheremo di raggiungere, appunto, quella è una macchina corrotta, ragazzi. Ok. Non morire, eh. Mamma mia, vai. Allora, distruggi l'allarme. Probabilmente non facendo allertare mezzo campo, però sapete, non è la specialità di Sion non far allertare in mezzo campo, quindi... Ah, possiamo salire di lì, guardate, forse, eh. Poi io c'ho un focus, perché non lo uso per capire dove sono i nemici, cioè... Lì c'è uno, perfetto, un cultista sgherro. Faremo un po' di battaglia. Stava guardando di qua. Ragazzi, questa è sfortuna. Distruggiamo l'allarme, noi dobbiamo distruggere l'allarme. Abbiamo distrutto l'allarme, perfetto, il nostro scopo era questo, quindi adesso possiamo anche menare le mani come vogliamo. E beh, ci stava guardando in faccia quello, io spero fosse girato di là invece. Allora, il primo accampamento sembra essere andato, ragazzi, quindi ora dobbiamo fare i prossimi, che non sono proprio dietro all'angolo, però abbiamo uno a 180 metri, che è quello che ovviamente sto puntando, vai, ma entrambi sono validi. Ecco qui, questo è più vicino, quindi dirigiamoci a quello. Datemi del legno che mi serve per le frecce. Perfetto. Volpina, presa al volo. Placherà il mio stomaco. Placherà il mio stomaco. Ma non quello di Sion Silver, che c'è sempre fame, che c'è un verme solitario nella pancia. Io non lo so, ragazzi, c'ho sempre fame in sti giorni. Ma che mi sta succedendo? Voi che mangio anche poco, perché sono sempre un uomo da soli. Gli uomini da soli mangiano cose preconfezionate, cannelloni da riscaldare. C'è pure il forno che c'ha un guasto adesso in questo periodo. Quindi, è una sfortuna dietro all'altra, in effetti. Però cerco di vedere il lato positivo, ovvero che... Intrusa! Bravo Sion, che ha aspettato a colpire il nemico. No, no, quello... Bravo Sion! Cioè, se lui era lì ho mirato a casa di non so chi, no? Dalle nostre parti si dice a casa il nome di un santo, che non dico perché magari i più suscettibili potrebbe dare fastidio, sebbene l'impero dei gamer spesso non è costruito da persone pesantemente religiose, però
Allora, perché ho usato le frecce esplosive, le frecce infuocate? Perché quelli che la vampa che hanno sulla schiena può prendere fuoco, no? Che sono quei contenitori verdi, ve li indicano, fluorescenti, per farvi capire: ehi, qua può essere incendiato. Che sollievo, l'abbiamo fatto per la madre. Sì, sì, certo, per la madre. Andiamo a prendere l'ultimo accampamento, ragazzi. Quindi stiamo sprecando il nostro episodio. Beh, sprecato no, ragazzi, però stiamo facendo il nostro episodio a andare a prendere, appunto. Ecco, rimaniamo. Non è che più che altro stiamo sprecando, stiamo andando a colpire di notte gli accampamenti da nemico, quindi... Bravo, Sion. Le frecce infuocate non mi pare il caso. Questo è un fenomeno, è stato fermo nello stesso punto mentre gli sparavo, quindi... Dunque, l'allarme è là, giusto? Vediamo se questo riusciamo a farlo con un approccio leggermente più furtivo. Mica pretendiamo molto. E ultima parola famosa di Sunto Silver. Va bene così, va bene. Andiamo a prendere... Beh, potevamo anche passare sott'acqua. Ma... Fantastico, grande Sunto Silver, grande che sei caduto. Fantastico, ovviamente. Allora, ce la facciamo a risalire prima che... la tribù stermini tutti. Possiamo sterminare qualcuno anche noi, così, per fare la nostra parte. Piano. Ma che piano, che ci hanno già visto e stanno morendo tutti qua. Questo mi è venuto davanti senza manco un'arma in pugno, cioè un oggetto atto a offendere. Quell'arma che usa per spararmi contro lo sa solo lui, quindi qui me la serve su un piatto d'argento, ragazzi, facciamo qualcosa di epico almeno adesso. Non possiamo rompere l'allarme perché tanto si sono, questi sono proprio gli armati, quindi. Eh sì, ciao Sion, tempo che hai scelto le frecce. Guardate, torna indietro. Ti abbatterò. Questo rotola. Ma si prende un headshot, mica da ridere, quindi. Giù la testa! Dove sono gli adquittisti? Sono morti tutti! O ce n'è ancora? Ah, ci sono ancora, non ti ho detto, proviamo a rompere la l'arme. Fantastico Sion, grande. C'era anche una ricompensa verde, ma che torneremo a prendere, ovviamente, mica gliela lasciamo lì.
Allora, non capisco dove siano gli ultimi quittisti, ragazzi, perché non mi sta aggiornando la quest. Come vedete, raccogliamo sempre tutto. Non lo so, ragazzi, penso che si sia buggato. Perché sono tutti qua che girano e non riusciamo a trovare il... che mi dispiace sprecare tempo di gameplay così, cioè, veramente. Allora, vedete, dobbiamo... uccidi i quittisti, sì, ma non ce ne sono più. Prima di evidenziare il bersaglio, probabilmente dovremo disattivare l'allarme. Però vedete, io clicco e non succede nulla. Vabbè, ragazzi, mi dispiace che sia successo durante un gameplay questa cosa, però... forse ce n'è uno ancora vivo da qualche parte e non riusciamo a stanarlo praticamente. Quindi facciamo che interrompo un attimo il gameplay e lo riprendo dopo. Dunque, si era buggato un nemico praticamente nella zona bassa, quindi sotto le assi, per cui non riuscivamo a prenderlo. E continuavamo a girare a vuoto, ho dovuto completamente ricaricare i salvataggi dei bug di Horizon, ragazzi, nonostante fosse stato, sia stato patchato più volte, credo. Questo è ciò che ci rimane, quindi ora avanziamo, non è importante tanto quello, avanziamo perché come si chiama, dobbiamo andare un po' avanti. Facciamo un'altra decina di minuti di registrazione e poi vi chiudo il tutto. Dunque, allora, di qua, come vedete, sta venendo mattina, dopo tutto il girare che abbiamo fatto per trovare qua il nemico che si era buggato, ragazzi, ho provato con la fionda, ho provato di tutto, era totalmente incolpibile, quindi... I campi non sono più un problema, ora il cerchio di metallo, le sue alte mura difendono il nemico, dovremmo arrampicarci in alto... col rischio di essere attaccati. Ho un'altra idea. La loro base ha punti deboli. Lascia che vada io e li sfrutterò. Se ci riuscirò, farò un buco nelle mura grande abbastanza da far entrare l'intero squadrone. Può funzionare, sempre che io possa venire. Un capoguerra dovrebbe essere lieto che due frecce frenano per essere scoccate. Sì, Barl. Vai con Aloy come suo compagno, ma... stai attento. Certo, capoguerra. Lo farò. Andate. Aspettiamo il segnale. Andate. Bene. Allora, la vendetta dei Nora, ragazzi, proseguiamo. Hai davvero un piano? Mi hai seguito fin qui, perfino nelle rovine. Pensavo ti fidassi di me. Mi fido. Come sai che la base ha dei punti deboli? Pazienza, lo scoprirai presto. Non dirmi che lassù si arrampica e noi non ci arrampichiamo, eh? Allora, entra nel cerchio di metallo. Ah no, dobbiamo parlare con Vario, scusate. Ah, abbiamo bisogno di fargli lo scalino, no? Afferra la mano. Ok,
Tu quello a destra. Allora io quello a destra, eh. Guarda che la prendo per buona, Bar. Passiamo al piano di riserva. L'ombra ti raggiunge. Beh, che Bar ha fatto tanto, eh. In qualche modo ce l'abbiamo fatta. Non è andata male, dai. Diciamo che non è andata male. Sì, ok, arriviamo qua, ma non si può salire. Ah, dovevamo andare dall'alto. Dunque. Comunque ragazzi, il parkour è fatto male di sto gioco purtroppo, quindi mi dispiace dirvelo, ma è fatto male. Ecco, forse dobbiamo parlare con Var. No, manco per niente a parlare con Var. Ah, lui ci è arrivato in alto, ma noi non ci riusciamo ad arrivare. Vabbè signori, sentite, ci riprovo ancora un po'. Che possiamo fare oltre che riprovare, provare e riprovare nelle cose qua? Ecco qua, era qua il passaggio. Tu pensa a quello a sinistra. Sì, stavolta però facciamo le cose fatte bene. Ora ci aiuteranno a riprendere. Sì, Var, tu pensa quello a sinistra, ma porca miseria, cioè falli fuori. Ho capito perché hanno lasciato di guardia, eh. Adesso voglio vedere come fa lui a salire. Ah, ecco. Laggiù, vedi quel rifugio coperto? Li hai visti quei corruttori? Concentrati, Var. Quel rifugio è pieno di vampa. Ce n'è un'intera scorta. Se la innesco, l'esplosione distruggerà quei corruttori e farà crollare le mura. Una bella breccia per la carica dei Nora. Da qui siamo lontani. Dobbiamo avvicinarci. Io mi avvicino. Tu torna indietro. Di a Sona del piano e portali da quella parte del cerchio. D'accordo. Quando crolleranno le mura, li romperò per primo dalla breccia. Ora devo soltanto fare in modo che accada. È difficile quello, quindi prepariamo le nostre frecce. Se ci riuscissi senza fare rumore sarebbe più facile. Ma noi faremo rumore, non ti preoccupare, Roy, perché io sono una bestia. No. Mi ha messo il naso fuori. Quelli sono nuovi tipi di macchine, eh. Ragazzi, ne abbiamo ammazzati due silenziosamente. Siamo contenti di questo. Mi hanno visto. Devo raggiungere subito quella vampa. Devo dare fuoco a quella vampa. E in fretta. Ecco, c'è l'esercito qua. Ma supereroi, altro che Wonder Woman, li fa fuori tutti. Rimarrà poco per Inora ad ammazzare, cosa che stiamo ammazzando tutti noi.
Ma che abbiamo fatto, ragazzi? Da qui dovrei riuscire a colpire la vampa. Me la fai colpire la vampa? Ecco qua. Già ammazzato tutti io, tranquilli. Sì. Ci ho fatto tutto io. Cosa è arrivata a combattere? Vabbè, qualcuno vivo c'è ancora, dai. Scegliendo il bersaglio. Oh, ma questa me la servite proprio su un piatto d'argento. Ah, è caduto uno dei nostri, no! Prima di ammazzare con le lance, in effetti. Morti tutti? Sì. Madre, osserva la nostra vittoria. Questo debito è stato ripagato. Ricordate questo giorno, audaci Nora. Dalle labbra. Alle orecchie della dea, sì, ricordate. Prepariamoci a lasciare questo posto. Lasciate lance e frecce a riposare nei corpi dei caduti. Sono maledetti come queste rovine. Perfetto, ragazzi, missione completata, la vendetta dei Nora. Non uccideranno più. Quindi abbiamo finito la nostra missione, abbiamo dedicato un intero video, ho fatto anche dei tagli, come avete visto. Andrò fin dove sarà necessario. Ed ora abbiamo anche livellato, insomma, dai, su, è andata bene. Quindi niente, ragazzi, noi ci vediamo per il prossimo video, l'ottavo, ecco qui, abbiamo fatto anche il trofeo, hai vinto con il capoguerra. Ci vediamo per il prossimo video, grazie di aver seguito il settimo episodio di Horizon Zero Dawn, mettete like o dislike oppure iscrivetevi al canale per sapere quando l'ottavo andrà online, questo era il settimo, pardon. E che altro dire, basta ragazzi, nient'altro, o questo era l'ottavo, non lo so più ragazzi, sto perdendo i colpi veramente. No, questo era il settimo, scusa, questo era il settimo ufficiale. L'ottavo sarà il prossimo e ci vediamo presto, ragazzi. Commentate il video se volete, condividetelo, oppure iscrivetevi al canale per sapere quando, come vi ho già detto, l'ottavo andrà online. Alla prossima, ciao ciao da Sushi.